Siamo a Malpensa, inizia un nuovo viaggio verso il Crankworx. Purtroppo è il momento degli addii. Vabbè, almeno è bionda. Ragazzi, siamo arrivati a Cairns, Australia, per il Crankworx. Siamo qui col Dani. Come al solito, lui ci ha raggiunto direttamente dal Canada, perché lui vive in Canada. Ha fatto un piccolo errore grossolano il nostro Dani. E ho lasciato il mio bagaglio sull'aereo. Prima tappa, gonfiamo le gomme delle bici, che siamo completamente sgonfi. Poi andiamo a comprare un po' di roba da vestirsi per lui, se no giro in mutande. Andiamo a trovare le mutande per Dani. Abbiamo fatto spesa. Spesa un botto. Toto tira tutto a sinistra adesso. Guardate che spesa equilibrata, sana. Mini muffin al cioccolato. Cereali per la mattina. Banane. Biscottini. Poi raga, ho detto: ma mi prendo anche due snacchettini da mangiare adesso. Uno più merdoso dell'altro. Ma cagare, ma proprio bestia all'aceto. Si può fare la cosa all'aceto? All'aceto. Sai cosa mi ricorda l'odore? Senti quando a scuola lavavano i pavimenti, le bidelle. Sì, se non hai gusto e culo non è colpa di nessuno. Il secondo giorno inizia come al solito con delle cose burocratiche molto noiose. Hanno dato braccialetti, tutte le nostre belle cose da firmare. Poi abbiamo fatto il Riders Meeting. Tra l'altro una cosa molto positiva rispetto al solito è che per questo Crankworx ci forniscono anche un'assicurazione aggiuntiva per tutti gli atleti che partecipano. Un massimale di $20,000 in più, quindi non altissima. Però comunque è qualcosa in più. Di solito avevamo solo le nostre assicurazioni private a ogni rider. È un passo avanti, ecco, diciamo che riconosciamo queste cose quando le fanno che ci stanno. Siccome non voglio annoiarvi, adesso bici in mano io e il Dani ci facciamo subito un giro, un lap per vedere com'è cambiato questo course del Crankworx di Cairns del 2023. Bene, allora facciamo diretti ragazzi un top to bottom senza averlo visto praticamente. Aie. Buongiorno, ci sei? Oh! Uè! Si è fermi, immobili. Oh, ci stavamo scontrando là, Che rischio, man. Primo giro già intenso. Andiamo a farci un giro sul corso, che così riposiamo, così siamo già morti. Saltar dritto è figo, ragazzi, ma bisogna treccare su sto corso. Adesso vi faccio capire un po' che cosa è cambiato dall'anno scorso, ma prima volevo ricordarvi una cosa. Avete visto che ho su la magliettina del Party Ride, perché quest'anno torniamo col Party Ride. Rifaremo il tour con CP Gang per girare tutti assieme con voi. Però quest'anno abbiamo ampliato il tour e faremo 5 tappe che vi lascio qui. Mi raccomando, ragazzi, segnatevi le date e ci vediamo ai Party Ride a far casino e girare tutti assieme, proprio perché vi ricordo che l'obiettivo di questi eventi è proprio dare la possibilità a voi di fare una giornata per divertirvi insieme a me e goderci effettivamente il riding. Mi enunci le enormi differenze di questo primo drop? Rispetto all'anno scorso abbiamo più o meno la stessa altezza e lo stesso landing, quindi sì, è differente. Insomma, ci hanno detto che primo drop e il primo salto hanno incazzato l'atterraggio. Ragazzi, ci sembrano identici, non cambia nulla. Noi ridiamo e scherziamo, ma ragazzi, anche la box è rimasto identico. Hanno cambiato leggermente solo la rampa, che sembra meno ripida, che in realtà è più sbagliata, secondo me, così. L'anno scorso andava bene sta roba, non so perché l'hanno cambiato. E anche tutto il resto, quarter e salto in legno successivo, rimangono invariati praticamente fino al pipe di terra, dove ci sono state effettivamente le prime grosse modifiche. Sembrano funzionare bene. Vaffanculo. Vaffanculo.
Questo è forse il corso più vario del crankworx in generale. Abbiamo tantissime opzioni. Infatti è l'unico corso durante l'anno che ha la possibilità di avere così tanta varietà di linee. Cosa positiva per la varietà, ma dall'altra parte, essendo una competizione, raga, anche l'anno scorso noi eravamo in dubbio se dire ok, magari sul primo salto sgheppo tutto il drop, perché così posso fare un trick più grosso, però non utilizzo la struttura che hanno creato, quindi sono penalizzato? Non sono penalizzato? Boh. Comunque l'anno scorso purtroppo il pipe che avevano creato, che era fighissimo da vedere, non funzionava così bene a livello di riding, perché prendevano delle botte della madonna quando si atterrava. Oh, che secca! Così hanno deciso di cambiarlo un po' sulle nostre indicazioni. Infatti, invece di avere un salto che entrava nel pipe, hanno deciso di creare un vero e proprio atterraggio all'ingresso del dirt pipe. Chiaramente rampe speculari destra e sinistra, che speculari non sono, perché molto, perché quella lì, la rampa di sinistra è molto più incazzata rispetto alla destra. Questa qua ha più la similarità di un quarter. Insomma, dillo, non avere timore, quella è sbagliata, semplice. Avere questa anche incognita e questo doppie prove da fare, perché devi comunque provare tante volte una linea e tante volte l'altra per capire in quale ti trovi meglio. Non sembra, ma durante un contest è una difficoltà aggiunta in più che nelle altre gare non abbiamo. Gli atterraggi sembrano molto buoni a sto giro per provare i trick, e poi soprattutto hanno cambiato l'uscita, questo shark fin, però siamo dimenticati la linea più inutile della storia. No, più importante. Solo per i veri intenditori, atterri su questo pianetto che è largo circa un metro. Qui c'è un altro landing di un metro piatto. Una metrata che poi ti porta dentro. Cioè, è grosso, ma soprattutto la cosa è che sei completamente fuori linea per l'ultimo salto. Ultimo salto è sempre il cosiddetto money booter, dove si mandano tutti i trick della vita. Comunque raga, guardate il livello del mio sudore solo dopo avervi parlato, perché qua ci sono circa 30 gradi alle tipo 11 e mezza della mattina. Quindi non perdiamo troppa energia ancora a fare questo course check, ma ci dobbiamo andare dentro e iniziare un po' a provare effettivamente il course, per iniziare a pensare alla run e ai trick che devo fare. Loading, loading, shot with the lyrics like I'm bowling, bowling, pushing on, keep rolling, rolling, no one else. Forse il course di Cairns del dual spin style, forse uno dei course migliori che io abbia mai girato. Adesso per risalire attraversi la giungla, magari incontri qualche serpente, scorpione, non si sa mai. Puttana, qua è sofficissimo. Porco, due cose soffice in fondo. Molto velocemente i primi due giorni di prove sono andati. Non ho fatto tantissimi giri sul course, però ho almeno tolto dalla mia trick list il trick che mi metteva più paura, che era l'oppo 7 cork sullo step up. Invece il nostro Dani, raga, stecca che non potete immaginare. Come ti erano già morti prima, li ho uccisi ancora di più. Guarda. Questo era uno stem che ha strisciato. Comunque domani lui ha tutto. Vediamo domani mattina quando si sveglia com'è la situa. E io invece devo iniziare effettivamente a mettere insieme la mia run, perché ho ancora in realtà due giorni prove complete, però devo iniziare a, ecco, mettere insieme il tutto. Un po' di feeling l'ho preso. Signora, i limoni! Che anche qua questa bellissima feature del cavolo. Il problema è, sì, io posso fare anche il mio bel trick in fake eccetera, però c'è sempre quella piccola percentuale di mettere giù il piede. Se nella mia run dovessi mettere giù il piede, però penso che prenderai la bici e la taglierai in due. No, eccolo qua.
Eccolo qui l'errore che non bisogna fare. Quindi credo che molto semplicemente fare qualcosa di dritto per stare un po' più chillato. Tipo tacca salire, fugge me bari. Ok, adesso c'è, raga, da tornare nel punto dove l'anno scorso ho sbagliato la prima run. Cioè il flip drop da questo piccolissimo drop. Adesso cercherò di farne un paio, giusto per abituarmi a farlo senza fare il trick a salire e capire se è possibile farlo facendo bar fino a salire e flip a scendere. Perché il flip a scendere si fa, ma il problema è il trick a salire, che ti fa atterrare molto più lungo sulla passerella e non c'hai quasi tempo per tirare il flip drop. Ad essere sincero, dopo tre giri di flip non so se è possibile, raga, fare bar fino a salire e flip a scendere. E già così sono tiratissimo a farlo. Anche con un bar fino a salire atterrerei molto più lungo, che mi scomporrerebbe per il flip. Ok, è decisamente impossibile, raga, saltare bar spin e flip. È assolutamente impossibile con questo kick, è troppo alto, ti fa arrivare troppo lungo. E adesso provo a prenderlo come si prendono i salti in motocross quando si vogliono scrabbare. Cioè vado a prenderlo dove è più basso, quindi circa dove ho lasciato prima i segni lì. Vedere se può funzionare la cosa, perché il problema è che per far flip drop devo atterrare esattamente all'inizio della passerella. È un pochino meglio, ma è dura, raga, eh. Provo a fare un po' di avanti e indietro così, vedere se per caso dovessi trovare la soluzione, ma la vedo durissima. Ah. Non era male, eh. Non era malissimo. Molto sketchy come cosa, ma non era male. Sì, cazzo, ha funzionato. Così ha funzionato bene, eh. Bello bello, guarda, mi è piaciuto. Ero preciso su, no? Sì. Precisissimo. Thank you. Very, very precise. Ce lo sbaglio erranti gonfio. Mi memorizzo come parto esattamente cosa faccio, sì. Ho dato anche prima una pedalata blanda più o meno. E quando però arrivo lì non devo urlare. Devo comunque copiarlo. Copiare e far bar, sì. Raga, prove finite e mi sento decisamente meglio rispetto ai primi giorni. Comunque volevo dirvi una cosa fighissima. Quest'anno per il Crankworx di Innsbruck, che sarà il 24 o 25 di giugno, però ci sarà il commento live su Red Bull TV in italiano, ragazzi. Quindi per tutti gli appassionati è un momento veramente figo. Io vi chiedo di supportare, di andare a vedere semplicemente la diretta su Red Bull TV, che è gratuito, completamente gratuito. Basta che scaricate l'app. Però guardatela in italiano, selezionate la lingua, sia che siete da TV, da telefono, quello che volete, selezionate la lingua italiana e ascoltate in italiano, perché chiaramente se riusciamo a fare un po' di view e far vedere a Red Bull che l'Italia è bella presente di numeri anche in questi sport, sicuramente anche tutte le altre tappe magari in futuro saranno commentate in italiano. Non peraltro, grazie ai vostri numeri e alle vostre visualizzazioni, il Rampage abbiamo iniziato a fare ormai da 2-3 anni in italiano. E quest'anno ci sarà una mega sorpresona, eh. Io comunque in descrizione vi lascio un link per guardare tutte le info. Domani ultimo giorno che abbiamo di prove e me la voglio prendere veramente con calma, perché sapete che qui ho avuto un bel breakdown mentale, nel senso che mi sono anche messo a piangere dopo le run, proprio perché non lo so, la mia testa non ha funzionato bene. Domani me la prendo con calmissima e non filmerò nulla. Però sappiate che in qualsiasi caso io sono qui con un obiettivo. Voglio assolutamente prendermi la rivincita dall'anno scorso. Valigia fatta, sono pronto a partire. Ieri sono state le finali e adesso vi racconto cosa è successo. Come al solito, il giorno delle finali sveglia prestissimo per far colazione, metterci a posto, prendere le bici e andare all'ingresso dell'hotel, dove ci attende di solito già la navetta. Questi momenti sono i momenti più di tensione, perché anche quando arrivano tutti gli altri rider percepisci che il giorno è diverso dagli altri. Non si ride, non si scherza più, sono tutti un po' seri. Però comunque non ho voglia io di renderlo pesante come giorno, quindi cerco di stare positivo. Ho la manina sudata, anche se non è facile. Alla fine ci dirigiamo tranquillamente al corso, dove avevamo un meeting, perché il giorno prima siamo accorti tutti noi rider che c'era un grosso problema. Ieri era una giornata bellissima come questa, ma ci siamo accorti che senza le nuvole praticamente metà corsa è accecante. Oggi abbiamo detto sì, oggi sarà nuvolosissimo. Guarda, fai vedere com'è nuvoloso. Il problema principale era da metà
corse in giù, perché avevamo proprio il sole in cima alle rampe e quindi ti acceca completamente. I giorni prima non ci siamo accorti di questa cosa, perché abbiamo sempre girato con un clima soleggiato ma nuvoloso. I rappresentanti degli atleti hanno proprio chiesto all'organizzatore di posticipare la finale e farla nel momento in cui il sole sarebbe andato dietro la montagna. Chiaramente l'organizzazione non voleva spostare niente, perché avevano già programmato dirette, le persone arrivavano di qua di là, però allo stesso tempo le richieste dei rider non sono state ascoltate. Infatti anche i big, che di solito si espongono mai, soprattutto nei riders meeting, roba del genere, invece questa volta, raga, ho visto sia un Emil particolarmente arrabbiato e Nicoli che proprio aveva una faccia che si vedeva che era proprio infastidito dalla situazione. Infatti si è creato un po' questo clima, secondo me, un bellissimo pre-finale, dove l'organizzatore tra virgolette litiga con i rider, che però devono fargli lo spettacolo da lì a poco. Non è stato un momento bellissimo. Comunque alla fine l'organizzatore ha detto: no, lo facciamo all'ora prevista, che era alle 2. E quindi siamo corsi subito a girare, perché avevamo un'oretta e mezza di prove. Comunque dopo circa un'oretta di prove, dove ormai eravamo tutti belli sudati e la tensione ormai era alle stelle, perché dovevamo iniziare da lì a breve. Che cazzo di stress di merda. Ci arriva la notizia che il contest è stato spostato alle 4 e mezza, cioè esattamente quando poi il sole doveva calare. E quindi lì si annulla da zero quella tensione che si era creata pre-gara, che è quella che ti dice: ok, ci sono, devo farlo. Da lì ancora boom, zero. È 10 anni ormai che lo faccio, è veramente un mangiarsi dentro. Cioè ogni volta sei qua che dici: cazzo, non ce la posso fare, non ce la posso fare, cioè. Comunque superate anche tutte queste difficoltà, alla fine è arrivato il momento. Ci siamo, ragazzi, alla fine succede. Thank you. It's two in English. There's been a few ideas. What's this? Take a super unique line on that lip. Big flip, no foot of cannon tail is what it looked like there. We're going to have to look at the replays to make sure. Getting that foot jam off. Bar spins in. Bar spin up. Bar spin up. Torquato had a little bit of trouble the last few events. Gets that cork 7 into the crocktail. Finishing off the runs has been the challenge, but he's doing it right here. Double downside tail whip. Double tail whip. 364, 450 going all the way around. Looking really good here. In fondo, ti giuro, sono entrato in rampa, ho detto: non ne ho più, devo farlo. O in rampa ho urlato, ti giuro. Alla fine ho concluso quinto a questo Crank World di Kers e mi sono decisamente preso la rivincita dall'anno scorso. E voi direte: la seconda run? La seconda run, raga, me la cillo. Tanto potrei fare di più, ma raga, non ho forze. Quando arrivo in fondo non ho più forze. Quell'urlo che si è sentito dalla mia GoPro in fondo all'ultimo salto, ragazzi, era un urlo proprio di non avevo più forze. Ora, per il Crank World di Innsbruck hanno mandato proprio l'altro giorno gli inviti e io sono second alternate, cioè significa che sono seconda riserva. Però a questo contest a Kers è fatto male Nicoli, quindi io diventerei automaticamente primo alternate. Comunque la nostra vacanza qua è finita, ragazzi. Alla fine siamo gli unici due italiani. Voi capite, cioè tutti gli altri rider sono qui e ci sono il gruppetto dei francesi, il gruppetto degli svedesi, sono sempre due o tre. Siamo qui da soli, raga. Questa cosa è veramente da apprezzare, da ammirare.